Allora ragazzi, vi faccio vedere la situazione, che mi serve un SUV, mi servono un paio di buste. Per adesso la situazione della Nautica è così, tutto ancora a terra, è brutto da far vedere ma ci sono un po' di cimici. Ho tolto le pile dal telecomando per evitare che facciano ruggine. Ci sono un po' di alimenti che a sto giro tiriamo via. Adesso togliamo le federe. Beh, un po' fa tristezza vederla tutta incappucciata. Allora ragazzi, vi faccio vedere la situazione, che mi serve un SUV. La Mini non ce la fa più come spazio ed è quella che ha pochino più di capienza per le valigie. Allora, adesso devo prendere qua un paio di buste. Mi servono un paio di buste per tutte le robe che toglierò dalla barca, che adesso vedrete. Chiudi. Per adesso la situazione della Nautica è così, tutto ancora a terra perché c'è incertezza. Fino a poco tempo fa non si capiva ancora che evoluzione avesse il Covid e quindi c'è poca propensione della gente a investire soldi nel fare i tagliandi, nel metterle a posto e nel metterle in acqua. Ma mi dicevano qua nel cantiere che a brevissimo finalmente la situazione un po' si è sbloccata e quindi settimana prossima già andranno in acqua un po' di barche. Bene, andiamo a vedere la nostra, che è infognata qua. Eccola qui, Jag. Eccola qua. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al canale. Questo non sarà uno dei video più allegri che faccio. Nel canale ci sono cose allegre e a volte capitano dei video che prendono atto della reale situazione attuale. Questa è il mio Sea Ray 240, un'imbarcazione del 91, sono circa 8 metri, monta un Mercruiser a benzina da 210 cavalli. E l'estate scorsa è stato messo subito a terra per tutta una serie di motivazioni personali che non vi sto qua a spiegare, però è a terra da settembre dell'anno scorso. Poi, come voi sapete, causa Covid, le zone rosse, non sono più potuto tornare qua a Meglia. Oggi è la prima volta che torno qua da settembre. Ispezioniamo la barca un po' insieme per vedere come si è conservata esternamente e internamente, soprattutto lungo tutti questi mesi invernali e già in questi primi mesi primaverili. Innanzitutto, non so se si vede, facciamo una breve analisi del piede poppiero che ha qui. Mi segnalava qua al cantiere che c'è una leggerissima perdita di olio, di cui sicuramente ci prenderemo cura, ma a questo punto a febbraio dell'anno prossimo. Sì, perché ho deciso che quest'anno non la metterò in acqua per tutta una serie di ragionamenti che ho fatto, un po' anche perché quest'estate voglio fare una vacanza diversa e quindi, dopo anni di vacanze in barca, essendo tra l'altro arrivati anche lunghi con l'ispezione e la possibilità di fare i lavori in stagione ormai già inoltrata, ragazzi, per quest'anno mi dispiace tanto a chi mi ha seguito e ha iniziato a seguirmi grazie anche ai video sulla Nautica. Qualcosa farò senz'altro
ma non inerente alla mia barca, perché quest'anno rimane a terra. È stata già preventivamente coperta con una cerata per l'inverno, cerata che comunque le permette di respirare. Poi vi farò vedere dentro che comunque non c'è muffa, perché sono stati messi quei cubi col sale che assolutamente danno una mano a farla mantenere asciutta dentro. Sono dispiaciuto anch'io. La nautica è una bellissima cosa, ma è molto dispendiosa anche di energie. Io quest'estate ho bisogno di fare una vacanza in assoluto riposo, possibilmente non facendo un cazzo. E quindi, siccome qui c'è sempre qualcosa da fare, ho bisogno fisiologico di riposo totale. E quindi ve la faccio vedere, perché in tantissimi mi avete chiesto di rivederla, e facciamo due ragionamenti insieme su come la troviamo. Dopodiché, ahimè, la vedremo l'anno prossimo. Allora ragazzi, io direi adesso saliamo a bordo. Io ho già visto un po' com'è, però vi porto insieme a me, come mia consuetudine, per fare un paio di valutazioni e un paio di ragionamenti. Allora, non si presenta neanche male, ovviamente è un po' sporchina perché un po' di pioggia comunque si infiltra, è un po' di polvere comunque fisiologicamente passa, quindi non è che può essere pulitissima. Però si è fatto tutto quello che si poteva per cercare di preservarla grazie a questa cerata che viene sovrapposta al suo tendalino. L'ho già fatta arieggiare un po', ragazzi, perché quando ho aperto qua c'erano 45 gradi. È brutto da far vedere, ma ci sono un po' di cimici morte un po' ovunque, ma è così, siamo in una zona verde. Le cimici si infiltrano ovunque. I materassini, vi faccio vedere, si sono conservati benissimo, non hanno nessun segno di muffa assolutamente, quindi l'ambiente qua si è conservato asciutto. Andiamo giù in coperta. Ecco qua, vabbè, lenzuola da tirar via. Qui i ragazzi del cantiere hanno già provveduto a scaglionare bene tutti i materassi, hanno predisposto, come dicevo prima, il cilindro col sale che mantiene l'aria asciutta e non umida. Effettivamente anche sul cielo e sulle murate laterali, a parte preesistenze di muffa che c'erano già da prima, ma non ci sono ulteriori, no, è conservata bene, dai. Sembra lo sbando, però tutto sommato è conservata bene. Il frighino, adesso gli diamo una passatina, perché lasciandolo chiuso ovviamente un po' di muffa l'ha fatta, ma poca poca. Ci sono un po' di alimenti che a sto giro tiriamo via. Il bagnetto assolutamente in ordine, hanno messo giustamente, bravi, un altro cubo col sale anche in bagno, così si è mantenuto veramente bene, non c'è nessun segno di muffa, perché poi la muffa inizia a corrodere l'ambiente. Qua ci sono cuscini con ancora le federe, adesso togliamo via tutto, tutte le mie attrezzature nautiche, pinne, maschere e boccagli, queste le avevo già preventivamente sciacquate con l'acqua dolce e quindi non ci sono problemi. Insomma ragazzi, sembra un po' un casotto, ma in realtà è meglio di come probabilmente lo vedrete voi in video. Adesso inizio un po' a fare le due buste, le cose che devo buttare, quelle che devo portare comunque su e sistemarle, tipo le lenzuola, le federe e un po' di alimenti. Poi la richiudiamo e la salutiamo per quest'anno. Allora, ho tolto l'ecoscandaglio perché non lo lascio qua, ho tolto il frontalino dell'autoradio, ho tolto le pile dal telecomando per evitare che facciano ruggine, due documenti, tanto loro hanno tutto, c'è abbastanza ordine. Poi lenzuolo che è rimasto qui 9 mesi fa, via a lavare anche lui. Avevo lasciato un giubbottino con i miei colori rosso e nero, ok, via. Poi qua ho visto che si era già rotto l'anno scorso, poi sarà da cambiare
il copricassa si è macerato dal sole, vabbè, si trovano con poco. Adesso togliamo le federe. La situazione cuscini senza le federe li devo lasciare qua, perché non ho spazio in macchina dove metterli, quindi li lascio a fondo perduto, ben sapendo che magari andare a febbraio prossimo saranno da buttare, ma non ho altra soluzione perché non ho spazio. Bagno, tolgo un paio di cose. Ok, basta per il resto. Sì, l'asciugamano lo portiamo via. Sapone liquido lasciamo qua, due spray li lasciamo qui. Ultima cosa che poi ci siamo, due scatolami li tiro via perché non c'è motivo per cui rimangano qua a marcire. Ok, anche i succhini buonissimi. L'acquetta, bah, lasciamola qua che pesa. Mettiamo tutto via. E ci siamo. Vinello da barca e succhino. Lasciamolo aperto che arieggia, che male non gli fa. Poi dirò ai ragazzi di dargli una pulitina. Qua dentro cosa c'era? La briochina anche no. Vabbè, adesso portiamola via, poi ci pensiamo. Qua cosa abbiamo? Pane. Il pane adesso lo buttiamo. Olio, aceti, lasciamoli qua, va. Vettovaglie varie, tutto molto asciutto, bene. Basta, direi che ci siamo. Il problema è dove mettere ste robe nella mini, ma adesso ci studiamo un po' di spazio. Scendiamo giù. Allora, questo e questo. E adesso vediamo dove mettere tutta sta bambagia. Il posto è poco. Il posto è poco. Allora, un sacchetto ci potrebbe stare qua. Dai. Ah sì. Allora qua ci faccio stare anche l'altro. Che tanto è mezzo vuoto. Pesa ma è vuoto. Impigliamo, cosa dobbiamo fare? Eccolo qua, dai. E adesso si riparte. Beh, un po' fa tristezza vederla tutta incappucciata. Queste sicuramente andranno in acqua perché sono già aperte. Vabbè. Ciao Jag. Ci vediamo l'anno prossimo, sempre a far benzina. Beh ragazzi, per oggi è tutto. L'avevo detto all'inizio del video che non era un video allegro. Infatti lo stato d'animo mio è un po' triste, però so che ho bisogno di riposo quest'estate, quindi quello vince purtroppo sul mio amore che ho per la nautica. Mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale, cliccate qua sotto, attivate la campanella e seguitemi in Instagram. Torno in quel di Varese. Un saluto da Dave, al prossimo video ragazzi.